Chopped Comics, Daredevil Collection, volume 17, Cuore di Tenebra, continua la ristampa in volume di tutto il ciclo di Anne Nocenti su Daredevil, un ciclo forse ai tempi un po' sottovalutato, un po' bistrattato, ma che è potentissimo e soprattutto è unico nel suo essere anche bizzarro. Ai disegni abbiamo ancora John Romita Jr. e Rick Leonardi. A dire il vero, Rick Leonardi disegna solo una storia di questo volume, che è quasi interamente illustrato dal buon Romitino, così come lo chiamano. Il 17° volume raccoglie i numeri di Daredevil dal 271 al 282, quindi 12 numeri, un intero anno di pubblicazione in un unico volume. Guardate quanto è figa sta collection, insieme anche alle altre collection che stanno facendo Panini. Guardate quante storie sono raccolte, quante storie possiamo ritrovare in un'unica soluzione. Leggere interi archi narrativi è qualcosa di rivoluzionario che prima non si poteva fare. Da quando queste storie sono finalmente raccolte, c'è la possibilità che vengano raccolte in volume, e per questo io, dal mio punto di vista, perché a me ormai preferisco leggerle in volume, quindi sono di parte, lo dichiaro, è bellissimo perché ci dà la possibilità di apprezzare in maniera più globale, in maniera più completa e quindi coerente, grandi cicli di storie, grandi o meno grandi. La Nocenti non piace a tutti e capisco pure perché. Ne abbiamo già parlato nei volumi precedenti, quindi concentriamoci su questo. E questo ciclo di storie, che poi sono più storie in una, è rivoluzionario per una serie di ragioni. Innanzitutto, non abbiamo più Devil in città, non è Hell's Kitchen la location di questa storia. Devil si trova, non sappiamo come, non ci interessa nemmeno, catapultato in periferia, nei sobborghi, nella suburbia americana, in posti dove non ci sono grattacieli ma ci sono case, dove c'è molta campagna, c'è molta terra selvaggia, e si trova suo malgrado mischiato in quella che sembra originariamente una storia dal sapore molto sociologico, un'invettiva sociale importante. La Nocenti è sempre stata molto ribelle, è sempre stata molto una tipa che diciamo si accendeva facilmente, molto sensibile a determinate tematiche che fine anni 80, inizio anni 90 erano un po', in certo senso lo sono tuttora, erano un po' sulla lingua di tutti. In questo caso la storia parte con Devil che si trova coinvolto nel sabotaggio di un'industria che è apparentemente un'industria della macellazione, dove vengono allevati e macellati in maniera intensiva, in maniera totalmente brutale, senza considerare il minimo, senza avere il minimo rispetto nei confronti dei diritti degli animali, maiali, polli e così via, tutto funzionale a implementare la produzione di carne e quindi i ricavi, ignorando tutto il resto, ma dietro questa azienda in realtà c'è altro, perché il vertice, l'uomo, l'imprenditore americano, sporco, i capelli un po' stempiato, con i baffi, viscido anche nell'aspetto, ma anche spaventoso, anche potente, in realtà nei laboratori segreti della sua azienda lavora anche alla clonazione umana, perché il suo scopo, guardate quanto è pittoresco, quanto è bizzarro, è quello di avere una moglie perfetta per lui, ma così anche per i suoi clienti che potranno coprirlo di soldi. Una Barbie, una moglie bellissima che non possa ribellarsi, che sappia cucinare, che sappia fare l'amore, che sappia dar piacere, che sia un soprammobile in sostanza. Questa Barbie si risveglia, diventa una compagna di viaggio di Devil e degli altri alleati, ed ecco che inizia appunto il viaggio, dalle tematiche sociali che poi vanno anche a toccare un tasto dolente della storia americana anche oggi, ossia quello dell'industria bellica, del mercato delle armi, di quanto gli Stati Uniti spendano per i propri arsenali, anche in maniera insensata. Poi diventa tutt'altro, perché ecco Devil e i suoi nuovi alleati dover affrontare l'intelligenza artificiale, altro tema degli anni 90, altro tema fantascientifico, i robot. Ed ecco tornare Ultron, il robot più pericoloso dell'universo Marvel, uno dei villain più brutali, che si risveglia dotato di una nuova coscienza, o meglio di nuove coscienze, per volere del Dottor Destino, che lo manda contro Devil per vendicarsi, perché a Destino non può essere fatto nessuno sgarro, non perdona. E quindi ecco Devil e i suoi alleati dover trovare un modo per distruggere Ultron, ma non è finita qui, perché ecco che la storia abbandona la fantascienza e si avventura verso cammini esoterici.
torna Cuore Nero, torna Mephisto, vogliono trasformare il mondo in un inferno, vogliono catturare le anime più pure, ed ecco David e i suoi alleati dover affrontare uno dei villain più pittoreschi della Marvel. E da tematiche sociali a tematiche fantascientifiche, ecco arrivare a tematiche religiose. L'Amo Senti ci dà una sua visione di quello che è l'inferno, di quello che è il paradiso, di quello che sono i diavoli e di quello che sono gli angeli. Tutto anche non solo attraverso gli occhi di David, che ha un suo know-how, una sua preparazione, una sua esperienza, ma anche agli occhi di questa neonata, di questa Barbie, che dovrà trovare il suo posto nel mondo e saper discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Quindi noi viaggeremo con lei più che con lui. David rimarrà sempre sulla sua posizione e ecco che si farà anche un po' da parte in alcuni momenti per dare spazio a questa neonata, questa donna che vede il mondo, anzi i mondi, per la prima volta e dovrà fare delle scelte. In tutto questo, come se non bastasse, a fare da connessione tra tutti questi blocchi narrativi, ecco una storia che ha per protagonisti gli inumani, che sono alla ricerca del figlio perduto di Freccia Nera e Medusa. Dove sarà mai? Chi lo vuole? Chi l'ha preso? E quindi questo tema bizzarro, anche lui così diverso dagli altri, diventa poi ciò che traina la narrazione. Ragazzi, cosa vi posso dire di più? Vi rendete conto di che viaggio abbiamo fatto solo per parlare della trama? Ed è tutto qua dentro. Sono storie strane, sono storie talvolta un po' verbose, talvolta con delle soluzioni narrative oggettivamente discutibili che noi non avremmo mai fatto, o che oggi come oggi nel fumetto che si fa nel 2018 in America sono improponibili, visioni anche un po' troppo estremiste, anche con qualche luogo comune, ma comunque molto oneste. L'Amo Senti ci mette la faccia, e questo è una cosa apprezzabile, è una cosa che non sempre gli autori fanno, a volte si nascondono pur di piacere a tutti. E quindi io mi sono divertito da matti. Trovo veramente raro, se non quasi impossibile, nel fumetto di oggi riuscire a fare una storia così lunga, ma che sia così arzigogolata, che abbia continui twist narrativi. Lo stesso cattivone dell'industria, il capo d'industria all'inizio della storia, poi diventa quasi un alleato di David, quindi tutto cambia, tutto il movimento è tutto chiassoso, roboante. In alcuni punti anche un pelo superficiale, sì, ma è inevitabile. Per me è veramente una bella storia. Tutto il ciclo L'Amo Senti, io ci sono molto affezionato, non a livelli di Bendis, non a livelli di Miller, ma sapete l'amore che ho per David, se mi seguite ormai l'ho dichiarato più di una volta, e queste pagine fanno parte del mio David preferito, indubbiamente. E che altro dire, la storia finale è risegnata da Leonardi, è invece un raccontino autoconclusivo in cui David si trova fra moglie e marito, non dovrebbe mettere il dito, ma lui viene trascinato in mezzo e scopre una storia abbastanza torbida, un rapporto abbastanza controverso, e quindi dovrà cercare di fungere da ago della bilancia. Grazie a Panini che sta ristampando queste storie, perché sono belle, anche dal punto di vista artistico, ma di Romita e Leonardi vi ho già parlato. Secondo me in quegli anni c'erano pochi più bravi di loro. Romita in particolare su Devil ha dato prova di un estro molto molto accentuato, anche perché riusciva a erano sporche le sue matite. Il disegnatore deve sapere anche sporcarsi le mani in senso letterale quanto allegorico, quindi mi piace il tratto graffiante che ha questo Romita, che è lontano poi dal Romita più pulito e più perfetto, passatemi il termine, che abbiamo visto per esempio su Amazing Spider-Man, ma che a me piace tantissimo. Leonardi è un'eccellenza, anche lui è pazzesco. Quindi bello, vediamo cosa ci riserva il futuro della Daredevil Collection dopo questo 17° volume intitolato Cuori di Tenebra. Ciao Bad Comics!